Buongiorno a tutti da Andrea Inglese e oggi vediamo il secondo video tutorial sul software IDC5 di Texa, una nota azienda italiana che produce software di diagnosi per macchine, moto, trattori, mezzi pesanti e mezzi navali. Selezioniamo l'ambiente car, quindi categoria vetture, e cliccando sulla casetta in alto, sulla casettina tasto Home, ci porta sulla pagina principale. Da qui andiamo sul tasto Diagnosi ed entriamo dentro il programma. Vediamo oggi come si fa la diagnosi e la funzione TGS3 su una Fiat Punto 1216 valvole. Ok, allora selezioniamo la vettura oppure per aggiornarvi su qualcosina di nuovo, in alto a destra abbiamo questa piccola freccia verso il basso. Qui ci sono le ultime 20 macchine selezionate per fare la diagnosi, quindi dato che abbiamo già selezionato precedentemente la Punto 188-1200, abbiamo già la macchina in elenco, cliccandoci sopra il programma e riseleziona tutto quanto in modo automatico. Vediamo adesso la funzione TGS3. Quindi clicchiamo sul tastone TGS3 e il programma mi mostra la presa diagnosi che si utilizza per fare appunto la diagnostica sul veicolo, dov'è la presa diagnosi, quindi pallino verde vuol dire che si trova dentro l'abitacolo, e poi c'è un comodo video che mi mostra a livello pratico dov'è questa maledetta presa che tante volte non si trova. Ok. Clicchiamo adesso il tasto avanti, vado un attimo ad accendere il quadro. Bene, sono andato ad accendere il quadro della mia vettura. Clicchiamo il tasto avanti. Scusate il colpo di tosse. Bene, il programma carica i dati ed eseguirà una diagnosi molto rapida di tutta la parte elettrica della vettura, della Fiat Punto. Ovviamente questo è un trainer, quindi non abbiamo una vettura completa, ma abbiamo solo alcune centraline, che sono quelle che utilizziamo per fare i corsi qui da noi. Ok, il programma comincia ad eseguire questa scansione dove fa il test di tutte le centraline su cui si può eseguire la diagnosi con il prodotto della Texa. La scansione può variare a seconda del tipo di vettura e a seconda del tipo di linea CAN, quindi può durare normalmente dai 10-15 secondi al minuto che ci mette ad esempio su una vettura tedesca che può montare anche fino a 40-50 centraline diverse. Ovviamente su questo trainer qui abbiamo, mi sembra, la centralina motore, body computer, la linea CAN e nient'altro. Benissimo. Questo è il risultato che mi dà il TGS3. Quindi, dove ci sono queste X rosse, vuol dire che la centralina non ha risposto alla chiamata della diagnosi, quindi o è scollegata fisicamente oppure non è alimentata. In questo caso non abbiamo un ABS perché, ripeto, è un trainer. Airbag, stessa cosa, quindi come l'ABS non ha risposto. La centralina allineamento rete ha risposto con un piccolo baffettino verde, quindi vuol dire che è stata riconosciuta dal programma e non contiene errori. Il body computer ha questo piccolo triangolino giallo e cliccandoci sopra il programma appunto mi dice centralina riconosciuta, rilevata presenza errori, quindi ci sono degli errori dentro questo sistema. Sul cambio automatico non abbiamo nessun tipo di comunicazione. Sulla centralina motore abbiamo degli errori, linea CAN e quadro strumenti invece risultano essere pulite, quindi senza nessun errore. Il servosterzo non c'è. Cliccando su questo tasto con il simbolo di una stampante possiamo stampare questo report e darlo al cliente. Cliccando invece questo tasto giallo lampeggiante con un triangolo, il programma mi svilupperà gli errori contenuti nelle centraline. Quindi ad esempio il body computer ha questo errore di 601 linea CAN. Il pallino è rosso e vuol dire che questo errore è un errore attuale, quindi in questo momento è presente in memoria guasti. Sul
Sulla centralina motore abbiamo un codice guasto U1702 rete CAN, il P0480 relè ventola 1 e questo errore U1602 linea CAN. Come vedete qui abbiamo dei pallini rossi, quindi un errore attuale presente in questo momento nella memoria guasti, e un pallino giallo, quindi è un errore memorizzato si chiama, quindi è un errore che c'è stato diverso tempo fa, però comunque la centralina l'ha catturato e l'ha mantenuto nella memoria errori. Andando sotto abbiamo le centraline in verde, quindi quelle che non contengono errori, e poi le centraline in rosso, che sono quelle che non sono state riconosciute dal programma. Cliccando su questa gommetta, questo simbolo di gomma, di una gomma, scusate, possiamo fare una cancellazione globale degli errori. Quindi il programma cosa fa? Entra in tutte le centraline e cancella gli errori. Tutto questo in un'operazione unica. Cosa che fino a poco tempo fa diventava un po' più laboriosa, perché bisognava entrare in tutte le centraline singolarmente, cancellare l'errore, uscire, entrare nell'altra centralina, cancellare l'errore, eccetera, eccetera. Quindi il programma adesso mi dice cancellazione eseguita e mi fa rifare la scansione per mostrarmi cosa ha cancellato e cosa non ha cancellato. Quindi ora il programma cosa fa? Rifà da capo la scansione del TGS3 e mi mostra cosa è riuscito a cancellare e cosa invece non è stato cancellato. La comunicazione dati avviene via Bluetooth, quindi se avete un PC portatile basta avere una chiavetta Bluetooth oppure il Bluetooth integrato del vostro computer. Ormai gli strumenti TEXA sono praticamente da moltissimi anni tutti quanti via Bluetooth, i cavi non esistono praticamente più, già da almeno 6-7 anni abbondanti. Bluetooth è comunque è un sistema di comunicazione molto veloce, quindi non avete dei rallentamenti in diagnosi, in quanto adesso anche con i nuovi Bluetooth 3.0 abbiamo una velocità molto, molto, molto sostenuta. Ok, in questo caso lo strumento ci fa vedere che dopo il TGS3 praticamente non è cambiato nulla, quindi abbiamo sempre errori sul body computer e sempre errori sulla centralina motore. Vi ripeto, qui abbiamo degli errori praticamente sempre presenti perché è un trainer, quindi è un sistema che utilizziamo per i corsi e quindi non c'è tutta la parte del veicolo, quindi ad esempio non so, manca una ventola di raffreddamento e quindi come errore in centralina mi dà relè ventola 1, okay? Perché ovviamente non c'è una ventola di raffreddamento. Bene, abbiamo visto anche il TGS3 come si esegue, e nella prossima puntata andiamo a fare una diagnosi vera e propria. Un saluto a tutti da Andrea.